abbiamo deciso di fare una marcia per il lavoro, unendo le lavoratrici e i lavoratori del settore metalmeccanico rispetto a una situazione insostenibile di una mancanza di programmazione per il rilancio di quest'area teramana, che viene contraddistinta da vertenze ormai ferme da troppo tempo con epiloghi sempre negativi. Abbiamo la necessità e rivendichiamo di una programmazione seria che ponga al centro il lavoro buono, non con del lavoro applicando contratti gialli che mina la tutela dei lavoratori, e in particolare un lavoro in sicurezza, perché riteniamo che sono due argomenti che non possono essere scinti. Una marcia per il lavoro, una sorta di passeggiata che faremo, è comunque l'unica che si sia in tutta Italia, appunto per rimarcare le problematiche del territorio teramano, in cui le vertenze sospese come la TR, come la Veco, come la Selta, che addirittura la Selta abbiamo un incontro con la nuova proprietà, a quanto pare la Selta sia stata ceduta alla Digital Platform, quindi venerdì mattina tra l'altro avremo un incontro telematico con questi signori per l'esame congiunto. Lo sblocco di licenziamenti per il momento a Teramo non sta attecchendo tanto, il motivo è semplice, perché stanno pagando le conseguenze tutti quei lavoratori interinali a tempo determinato a cui non sono stati rinnovati i contratti, e ne sono tantissimi, si stima solo nel settore metalmeccanico 200-300 non rinnovi di contratto, quindi sono l'anticamera dei licenziamenti che avverranno a mio avviso nel prossimo autunno, se non si interverrà immediatamente con nuovi ammortizzatori sociali, nuove risorse e con politiche attive del lavoro. Se contiamo la beta pensione di Tortoreto, che comunque è in stand-by anche se con l'ammortizzatore sociale, se contiamo la Selta, se contiamo la TR, se contiamo la Veco, siamo all'incirca intorno alle 300 unità, solo di queste vertenze. Noi abbiamo nel settore invece dell'automotive una situazione che non è problematica, che attualmente ci dicono che è un settore che sta bene, che addirittura ha necessità di avere e di ampliare l'occupazione, che addirittura non si trovano competenze adeguate per il settore. Allora quello che noi diciamo è questo: prima cosa stabilizziamo le lavoratrici e i lavoratori dentro le fabbriche, perché attualmente ci sono tanti lavoratori interinali, quindi cerchiamo di evitare la frammentazione del lavoro che porta con sé tante differenze, ma soprattutto ripensiamo alle politiche industriali, facciamo davvero politiche industriali, non parliamo di lavoro solo ed esclusivamente quando si parla di vertenza.